4 consigli per chi è terrorizzato dalle prove scritte. Prima di lanciarvi nel proverbiale muro di testo, rispondete in modo semplice e diretto alla domanda che vi è stata posta. È lecito cercare di impressionare chi vi valuterà, ma se mettete il muro di testo, quindi un sacco di informazioni, tutto quello che vi viene in mente, prima di rispondere alla domanda, la figura che farete sarà solo quella di chi è dispersivo e non sa andare dritto al cuore della risposta. 2. Frasi brevi e semplici. Ogni volta che parlo di scrittura in uno dei miei video finisco per consigliare questa stessa cosa, ma è troppo importante. Diretti, concisi, chiari. La sintesi è un valore, sbrodolare non lo è. Niente pippe dialettiche di 20 righe, frasi pirotecniche e costruzioni semantiche articolate con 700 coordinate. Fidatevi di me, non fate che rendere il testo più difficoltoso, più faticoso da leggere e il professore o chiunque vi debba valutare si romperà le balle. 3. Il modo migliore per prepararsi a qualcosa è farlo. Se non siete abituati a scrivere, ogni volta che dovete prepararvi per un test scritto, simulate, provate, rispondete per forma scritta a domande che vi ponete da soli nella forma più difficile e puntuale possibile. 4. Take it easy. Prendete delle pause mentre scrivete. Non abbassate la testa e fissate il banco fino a quando non suona la campana. Fermatevi a rileggere quello che avete scritto. Prendetevi delle pause. Rilassatevi, andate con calma. Lo so, il tempo è tiranno e voi avete soltanto un'ora per rispondere a 74 domande su 15 fogli protocollo. Ma procedere di fretta, senza mai fermarsi, vi porterà solo a commettere errori. Farete refusi e magari vi dimenticherete di inserire informazioni importanti. Buon compito scritto!